Sepulcrum quest'anno diciamo che è completamente diverso dal Sepulcrum dell'anno scorso. L'anno scorso era un tema più gotico, un tema più zombie, vampiri e così via. Quest'anno ci siamo portati completamente nel mondo di Mad Max, nel mondo del post-apocalittico. E quest'anno sono completamente cambiate anche tutte le scenografie. Stiamo costruendo il castello di Westland e in poche parole sarà un'uscita molto, molto Mad Max, come ho detto prima. Tutti i personaggi saranno vestiti post-apocalittici. Il paese sarà completamente trasformato, perciò chi arriverà a San Felice e che si troverà delle macchine sfasciate in paese, dei bidoni, gomme per il paese, non abbia paura, perché è solo una scenografia, un'unica scenografia, sia filmica che fotografica, perché è una manifestazione fatta soprattutto per i fotografi e per tutti quelli che vivono il mondo di Mad Max.